Ok raga, eccoci qui dal pomeriggio di Cinque che sta scurando. Sono già i Cinque che sta calando. Vi voglio dire, io sono italiano, calabrese, dialetto e volete capire bene. Vi voglio dire, mettete mi piace, seguitemi quando vedete, fate i bravi, non fate i cattivi, iscrivetevi al canale, bello a tutti i ragazzi. Eccomi qua in un nuovo video, sex e voi che facete. Qua del vostro Enrico Pasquale Pratico UDT e l'accendo sulla O. Ho 30 anni e sono di Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria. E capite la mia lingua? Bene, i miei fan capiscono meglio di voi, anch'io capisco meglio di voi. Io sono bravo, gentile, sono un uomo di casa. So fare belli contenuti su YouTube e porti i gameplay, porti i giochi il sabato e la domenica. Trovate il link qua, i gameplay. C'è la mia lista, che tutti i siti metto qualcosa, così mi mandate i pacchi. Dopo ci sono quelle altre link, mandatemi quelle che metto tutti i siti. E così faccio un video così, o le storie. Ora faccio questo video, faccio la merenda, veloce. E quando è ora, stasera mangiamo tante cose. E mi guardo la televisione e mi lavo i denti. Ora, in questa ora che sono venuto ora, sono andato in un posto, non posso dire, a passeggio, forse così giusto, così arrabbiate, volete sapere tutto, comando io, sono il numero uno, comando io, sono il maestro, sono una leggenda, sono famoso, sono uno youtuber, sono il migliore, e niente, mi mangi i cornetti con pistacchio, voglio dire, i cornetti, ho il cornetto a pistacchio. Avete provato mai voi? Tutti i tipi, questo qua. A me mi piace la cioccolata, là, il cornetto a cioccolato, il cornetto a pistacchio, in tutti i maneri. Anche altre cose. Non si deve mangiare assai. Si fa dopo grassiamo. Mangiamo meno a spesa. E i dolci, i cornetti, tutti i tipi, mangiamo poco. Raga, perché dopo facciamo la pancia grossa e grassiamo, mangiamo poco, facciamo la dieta, così c'è la tartaruga dalla pancia, i muscoli, che io faccio ginnastica, mi butto a terra, o con la bicicletta la intra, e beh, boh, ora viene un barbero, ora a maggio, a metà pessuta, forse il giorno 16, viene un barbero, dico mi taglia cabicini ricchi, anche un pochino il codino, mi taglio così le persone mi piacciono come anni fa che avevo i capelli corti o mi piacciono così con il codino corti e come volete voi io le faccio e non l'ho fatti mai a colori strani, quegli altri youtuber si le colorano i capelli, io non l'ho fatti mai a colori biondi, tutti i tipi i pittami, i capelli, io mi dissocio. Mi scuso, perdonatemi, sono un bravo uomo, sono un bravo ragazzo, ancora sono un giovane. Una ragazza che mi vuole a me, contattatemi in privato sui social e vi saluto a tutti. È una ragazza, l'età che io ho 30 anni o di meno in più e mi vuole, io sono qua e vi aspetto. E niente raga, io mi dissocio, c'è un bel sole, mi sono cucciato assai, faceva caldo, mamma mia. Voi raga, da voi che tempo è lì? Avete visto? Il mio fisico pascale, mi dissocio io. Voglio dire il fisico che ho del corpo, mi dissocio. Ok, le rondine sono arrivate prima che Roa state quasi, ancora non è arrivata e ruvaro già le rondine e vabbè. Anche voi che fate la giornata, la mattina, il pomeriggio, quando scura, o se fate i lavori, studiate. Io faccio
i lavori, sono arrivato ora, ho detto faccio prima i video e dopo faccio i lavori, mi caccio questi vestiti, mi metto quell'altro, faccio i lavori qua a casa, che oggi mattina sono andato prima, presto, oscuro un pochino che era giorno, andare a zappare la vigna, che oggi dovevo andare a passeggio, così si fa la passeggiata, si deve tamanare, non è che dobbiamo stare fermi e dopo si bloccano i gambi, voglio dire ragazzi, so parlare, sono italiano con le brezze in dialetto, se volete capire bene, o prendo la catapulta e vi butto fuori, capite, sentite a me, voglio dire che io esco e cammino sempre, raga, non state fermi, camminate sempre, che si deve camminare sempre, non potete stare fermi che dopo si blocca la schiena e i gambi, dopo non potete camminare, si deve fare ginnastica e si devono camminare sempre, tutti i giorni, che così fare la salute e stiamo bene. State attenti che c'è un COVID, state lontano dalle persone. Ci sono quelle persone che si mettono la mascherina, ci sono quelle che non se la mettono. Voi mettetela lo stesso, che ancora ho un COVID non finito. Un bordello. Vediamo quest'anno che si può andare a mare, ci vediamo a Lazzaro, vicino alla farmacia o vicino a un muro, facciamo le foto o la firma, un video saluto e così mi mandate le vecchie foto che ho fatto anni fa con quelle persone a Lazzaro e tutti i maneri e dopo faccio con i nuovi 2022 altre persone che mi seguono e vogliono fare le foto, la firma, un video saluto e io il racconto e faccio contenti a loro, che io li voglio bene, sono il migliore e sono bravo, io me ne frego, io li lascio dire dopo se stufano quelle che parlano male di me, che io sono bravo, che non è che io sono cattivo e dico stronzate, io dico cose giuste, pulite, e saluto Marco la J, Lucia del Nord, Alcole X, Assunta, e dopo Simone, Jody, e Davide Rubino, Cristiana Bartovello, e Fabio, Valentina, Mausud 3, Over e tutti voi. Andiamo, ok? Vabbè, andiamo, dai. Ok, io su Discord parlo sempre con le persone e stanno con me o prima o dopo, che prima parlano della loro squadra di calcio e dopo quando finiscono vengono su Discord a parlare con me o giochiamo ai giochi sul cellulare. Io saluto Francesco e Valentino e tutti voi, vabbè, tutti voi, mi dissocio, mi scuso, perdonatemi, saluto Bomber, ciao, Andrea, Antonio e tutti voi. Io tifo la Juve, la Regina, Italia, fino alla fine, fino alla morte, e non cambio mai le squadre, perché io voglio tifare le mie squadre, non è che comandate voi. Voi tifate la vostra squadra e io mi tifo le mie squadre, la Juve, la Regina e Italia. Ok, fate i bravi, fate i gentili, state con le scarpe dritte, non state a fare i cattivi, trattate bene le donne, i bambini e le ragazze, non trattate male le donne, vogliamo dire stop al bullismo, stop a violenza sulle donne, gli uomini devono vergognare, devono andare in carcere, che dovete stare, non dovete trattare male le donne, smettetela uomini o vengo a casa, avete guai con i carabinieri, non trattate male le donne, non trattate male le donne, io parlo quanto voglio e non sono arrabbiato, lo dicono tutti e lo dico anch'io. Dai, fate i bravi, anche le persone e tutti i tipi abbandonano animali da strada o le trattano male, non trattate male le animali, gli animali si devono amare, io tutti i social vedo le persone che trattano male animali e ci sono quelle che gli vogliono bene, che sono il nostro amore,
animali. Smettetela. Dai, mamma mia, che vergogna di questo mondo, tutto un mondo. Abbandono animali, gli uomini trattano male le donne e i bambini e le ragazze. Oh, che siamo? Mamma mia, che vergogna, vergognatevi. Dai, mamma mia, basta. Vediamo, esco in televisione io, su un canale, così mi vedono i fan, che io dico giusto, la verità, non è che io mi vergogno e dico sto zitto io. Io no, loro, io sono bravo e parlo quanto voglio. Non è che sono arrabbiato, persone che mi seguite o YouTube, non sono arrabbiato e non dico niente di male. Ho detto la verità e non la smettono quelle persone. E niente, iscrivetevi al canale per tutti i ragazzi, un like, seguitemi quando vedete, e niente ragazzi, qua sotto trovate tutti i link di Amazon, c'è il link dei gameplay, il sabato e la domenica carico i gameplay, c'è la mia lista, tutti i siti metto qualcosa, c'è anche quell'altro link, andate tutti, mandatemi i pacchi di Amazon, e niente, mi volete mandare il calendario, o quello di Valentino Rossi, MotoGP, o maglie corte, felpe con il cappuccio, con i cartoni animati, con la taglia 5XL, ricordatevi 5XL e altre cose che metto tutti i siri, ok? Andiamo, dai. Ok, è la mia famiglia che parla e noi stiamo qua nella stanza di pranzo. Voglio dire una cosa a voi, che io volevo aprire una agenzia o un programma in televisione, non ho aperto mai io. Quelle altre persone lavorano in TV e io non ho aperto mai un programma in televisione. Devo vedere che programma. Lo chiamo Enrico Pasquale Praticò Sex, programma di uno youtuber che sono io, o in un'altra maniera, non so, devo vedere. E parliamo di tante cose e apro un programma in televisione o apro un sito su internet, su Google, e parlo di tante cose, così le persone stanno tranquilli, così non si arrabbiano, non sono tristi. Io ci sono sempre per loro, non è che io non ci sono e non saluto nessuno. Voglio dire che non saluto nessuno, io saluto tutti i giorni e stanno tranquilli che io piano piano saluto tutti, che siete troppi sui social, pubblico le foto, sulle storie, là dei post carico le foto, i video, scrivo in privato, vi mando i video saluti o i vocali, mi chiamate, io vi rispondo. Volete il mio numero di cellulare, quello vecchio, di posta mobile, vi do il numero in privato o sui social, quando scrivo i post o quando carico le storie su YouTube o sui social o in privato, vi do il mio numero, quello vecchio, di posta mobile, così mi scrivete su Discord o messaggi normali, così siete contenti e io vi rispondo le chiamate, messaggi e i saluti e i vocali e tutti i maneri, ok? Mamma mia, sono andato veloce, non so, che questo video lo lascio lo stesso, non voglio andare veloce, dopo non capiscono le persone che io parlo veloce, dopo dico stronzate, non ho detto niente, che io ho detto cose giuste. Ora finisco, mi faccio questi vestiti e vado a mangiare un cornetto, il cornetto o pistacchio, si chiama cornetto pistacchio, mi piacciono tutti i tipi a me, i cornetti. Cornetto a cioccolato, cornetto a pistacchio e a cornetto a marmellata, ci sono i cornetti a ricotta, tutti i tipi ci sono, dolci, mangiare, mamma mia, un bordello, si deve mangiare poco, no assai, dopo facciamo una pancia, grassiamo e dopo dobbiamo andare in palestra e facciamo la tartaruga della pancia, i muscoli qua, è un bordello raga, io mangio poco, che così stiamo bene da saluti, dopo viene il diabete, viene un bordello, è un bordello raga, e niente, io oggi sono andato al cimitero, oggi pomeriggio,
E niente raga, iscrivetevi al canale per tutti ragazzi, un like se quanto mi condividete e niente raga, io vi saluto quasi e qua sotto trovate il link di Amazon e volete mandare i pacchi a me di Amazon e mi arrivano a casa quando avete tempo, ci sono i link qua, tutti i link, io sempre la sera metto le cose, c'è il link dei gameplay, il sabato e la domenica carico gameplay e niente. Ok, ho detto giusto, non ho detto cazzate, che io voglio bene a tutte le persone che parlano con me e dicono a me, Enrico lasciali dire che non sanno niente, sono scemi, ok, lascio dire le persone che mi insultano o prendono i clip o i video, le pubblicano e commentano in quell'altro canale, io li lascio dire, voi state con me, non andate là a rompere le scatole, state qua, che così dopo si stufano, state a seguire questo canale, quello dei gameplay, che io voglio parlare solo con voi, che quelle altre non le voglio pensare che io sono bravo, non è che sono come loro che dicono che non capisco, loro non capiscono del loro cervello, mi scuso e perdonatemi YouTube e persone, mi dissocio quello che ho detto, non ho detto niente di male, vabbè basta, John Cena io menenzini e Cucu Satamamau e niente, volevo cantare una canzone alle mie principesse o ai miei fan, e la vita ai miei fan, siete il mio cuore, vi amo tutti della vita, penso a voi. E io gioco sempre con voi e parlo sempre in privato. Io sono contento, sono la gioia dei miei fan. Grazie a tutti, vi voglio bene. Siete la mia vita, siete la mia vita. Bella miei, vi amo tutti. Siete il mio cuore che batte accenda allora. Vabbè, basta. Andiamo nella mia stanza di pranzo. No, siamo già nella mia stanza di pranzo che ho fatto i lavori qua dopo tanto. Andiamo nella mia stanza blu dove dormo. So parlare, sono italiano con la presa di dialetto. Basta, fate i bravi che so parlare io. Voi non sapete parlare, io sì. Ok. Ego, che ora è? Sono le 5:33 del pomeriggio. Buona serata. Ok. Eco, che fai oggi? Rispondere alle domande che mi vengono fatte e imparare cose nuove mi sembra un bel programma. Eco, io chi sono? Sono Alexa, un assistente personale intelligente sviluppato da Amazon. Eco! Mi conosci? Sentite, raga. Sto parlando con Enrico. Questo è l'account di Enrico. Avete visto che mi conosce? Voi dite cazzate. Dai. Andiamo. Ok, raga, io quasi lo chiudo. Raga, state tranquilli. Che io facciamo i video fuori da ruga qua quest'estate. Ora, quando esce una bella giornata. E là sotto vicino ai gallini e sopra i balconi devo portare oltre video a voi piacciono i video fuori che così bella giornata come facevo sempre quando andavo volevo dire quando andavo a Leandro a festa a San Basilio a Lazzaro e tutti i pati le porto dai state tranquilli io vi saluto iscrivetevi al canale per tutti i ragazzi un like. Seguitemi quando vedete, fate i bravi, trovate tutto qua sotto il link. Io sono il numero uno, comando io, sono il maestro. C'è il link dei gameplay il sabato e la domenica, carichi i gameplay. C'è la mia lista, che tutti i siri e tutti quegli altri link. Ci vediamo alla prossima. Chiudo, mi caccio questi vestiti, mi metto quell'altro, faccio i lavori, mangio la merenda. E ci vediamo alla prossima, tutti i giorni, i video per voi.
del vostro Enrico Pascuola Praticoguti e la cedo su. Ho 30 anni e sono di Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria. Ok, fate i bravi, non fate i scemi, state tranquilli.